bambù, quindi dottor sì, Paro. Sei più sveglia dei Germà che qui ti ricordiamo. Siamo in onda e parla. Delirio. Sì, no, allora io peggio volevo... del Puccio, esatto. Peggio del Puccio. Volevo solo fare un big up appunto a questa formazione, a tutte le artiste che hanno fatto parte di questa realtà. E questo era un pezzo che a me piaceva da matti, perché perché fondamentalmente è quasi un crossover fra il reggae e anche il rock, cioè ci stanno i fiati, insomma, vabbè, era una cosa che mi faceva piacere portare e far ascoltare, perché era un po' di tempo che Blumeroots, quindi cioè, si è estinta. E non so, nel senso, non lavoro più con loro, però ecco, insomma, è una bella realtà, è una realtà al femminile che suona o ha suonato. Interessante, comunque è stata, no, è stata una bellissima esperienza, assolutamente. Interessante, interessante. Allora, ma tu, precisamente tu, Rastaleri, allora, la tua produzione musicale è continua. Nel senso, è continua e segreta, sei sempre un po' criptica. In produzione. Esatto, io sto sempre lavorando. Sei sempre elaborando. Work in progress, continui. Guarda, posso dire solo una cosa, volante saluto anche la Rione Roots, stiamo facendo adesso una bella collaborazione insieme, loro hanno fatto dei rhythm, hanno chiamato me, Rasta Blanco, Kendra della Tsunami, Dex Tsunami Massive, insomma abbiamo fatto un pochino di cose insieme. E poi per quanto mi riguarda, insomma, sì, stiamo vedendo anche di registrare con la Shanti Band, sto vedendo anche di fare delle cose mie. Sai qual è il problema? Sembra che una stronzata, poi non è un problema. E le finanze, anche quelle purtroppo, le famose andare a registrare che escono dalle tasche, svolazzano, guarda, quella roba lì. Apro e chiudo, suonare live a Roma non è molto semplice, così come non lo è in tantissimi altri posti d'Italia. E me ne sto rendendo conto. E, esatto, hai visto anche tu. Quindi sì, fondamentalmente i gruppi che hanno sempre suonato live, anche per quanto riguardava posti a Roma come il tendone del Villaggio Globale, esatto, lo spazio Boario. Sì, esatto, che c'era diversi anni ricordo, fa, che ormai hanno chiuso, era invece un bene, ottimo spazio per andarsi a sentire, esatto, concerti di un molto, certo tipo. Molto sì, poco a Roma, per carità, si suona, si continua a suonare. Tra l'altro il 9 aprile abbiamo un grandissimo e bellissimo appuntamento con gli Steel Pulse in un posto che è l'Intifada a Roma. Sì, e non mancheremo, perché ho 40 anni di gruppo. Però fondamentalmente la realtà live è ancora più difficile, quindi i gruppi che suonano live per suonare, mettere i soldi da parte e fare dei demo, si traballa un po'. Ma io voglio dare sempre supporto ai gruppi al femminile, esatto. Basta. E poi trovare spazio ai gruppi. E anche lì, bravo. E poi comunque, e sulla produzione di Rasta Lady musicale, mi sento di fargli un applauso. Facciamo un applauso. Non è che poi assolutamente sì. E poi comunque potete sempre sentirvi Rasta Lady in uno showcase su Sound System, accompagnato dalla DJ Miss Biranza qui presente. Esatto. E quindi... no, io ti voglio sbirulinare anche a te, insomma, l'applauso era anche alla tua schiena. Sì, grazie. No, per dire, però insomma, se quando si ha voglia di cantare, di condividere con il pubblico la propria, esatto, musica, un modo si trova, che sia una band, che è certo che un'emozione fortissima quella del live, che sia in dance hall, esatto, però insomma l'importante è andare avanti a denti stretti. E allora, quella è la cosa bella, andiamo adesso... avanti dunque, Matti mi fa segno, dance hall fire. A proposito di dance hall, in a dance hall fire, Blumeroots, Rasta Lady, e la voglio dedicare davvero a tutte le persone che vanno in dance hall, si adoperano per, comprano dischi, si sbattono e amano questo tipo di realtà. Splendida. Golden Crew. Forza sì per respirare, voglio più tempo per vivere e ballare, datemi più spazio sì per spiegare ciò che in quest'onda il cuore mi fa urlare. Senti, mi dico, ascolta ora, lasciati colmare da questo ritmo che mi sento di potire, lacrime di sole, tocchi di colore, frammenti di tempo ancora no, non sai come colmare, ecco un velluto che nessuno può imitare, se ti piace alza il fuoco e inizia a ballare.
insegnare. Mi bastano due note in battere le bare. Senti, mi dico, ascoltami, ora smetti di dormire. Rompi le tue righe e poi supera il confine. Anima, tuo corpo libero, ogni senso stretto, contatto, sempre piccante nella danza. Ci sei dentro, notte ancora lunga, è iniziata la selezione. Sono, sono, mai si letta questa giorno un'altra volta. Senti, mi dico, ascolta, le sei febbre a gran fine. Rompono le righe e oltrepassano il confine. Sentilo, 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 questa è vibrazione magica. Provalo, 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 questo è del sol che si agita. Sentilo, 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 senti la musica che ti libera. Portala, 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 portala sempre dentro l'anima. Sì, per spiegare ciò che in quest'onda il cuore mi fa urlare. Senti, mi dico, ascoltami, ora lasciati colmare da questo ritmo che mi sento di potire. Lacrime di sole, scocchi di colore, tormentimi d'acqua ancora, no, non sai come colmare. Ecco, ho venuto che nessuno può imitare. Se ti piace, alza il fuoco, inizia a ballare. Provalo, 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 questo è del sol che si agita. Sentila, 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 senti la musica che ti libera. Portala, 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 portala sempre dentro l'anima. Sì, in a dance or fire. Zivago, Rasta Lady, Miss Birenze. Allora, diamo Faglia anche qualche altra informazione. A seguito della serata 8 maggio Lian Club Lungo Tevere De Mellini, stiamo diciamo terminando, stiamo completando una compilation che sarebbe un ulteriore regalo che ci siamo sentiti io e Matti di fare a tutti. Io non metto una lira, eh. Non è che mo perché l'hai detto qui adesso me sta a mettere in mezzo, cioè, che sia chiara sta cosa, io ho fatto la selezione dei canzoni, ve l'ho passata sulla pennetta, poi non erano i patti. Allora no, è un ulteriore regalo che intendiamo fare a tutti coloro che sono intervenuti in trasmissione e che ci hanno permesso di mandare avanti la trasmissione in questo modo, diciamo dando la loro partecipazione e quindi facendoci ascoltare la loro musica. Assolutamente. Quindi faremo una compilation del network, per così dire, di editi più o meno. Insomma, Rasta. Ma sbaglio o...
o nella compilation ci potrebbe essere anche questa canzone che stiamo per ascoltare? E infatti quello che stavamo cercando. Penso di sì. Questa è qualcun'altra. Assolutamente. Se sì. ci dai il tuo permesso. Ma certo, ragazzi, voi non neanche mettiamo. Dovete chiederlo. Non la è mettiamo. Esatto, dai. Vabbè, allora io direi una cosa. A volte capita a volte che uno lo mette. Già. Cioè, no, cioè, la gazz- aspetta, scusa, no, cioè. Che no, no, perché. Senso. No, no. Dove lo mette? Scusa. No, no, ma qui su Big Bamboo. Ecco. Ah, nella compilation. Ah, ecco. Allora, qui, cioè, adesso stiamo a fare la sagra del terzo. No, tra l'altro, c'è la, a proposito di sagre, ci sarà la sagra del carciofo. Del carciofo, tra pochi ecco, appunto, metti pure te. Volevo uscire da questa cosa. Abbiamo cambiato un po' il discorso. Allora, no, questa un altro è... brano, Rasta Lady. A volte capita. Rasta Lady, lo spieghi capita. Tra pochissimo. Dai. A volte capita sentirsi sulla linea di confine. La vita va da sé, tu sei proprio lì, immobile, nell'occhio del ciclone. A volte capita, a volte capita sentirsi sulla linea di confine. La vita va da sé, tu sei proprio lì, immobile. Nelle ore senza tempo, tempo nato passerà. Continuo a ipotizzare su quello che succederà. Vorrei poterti dire che qui tutto può bastare. Shake.